Buongiorno. Madame la ministre, mesdames et messieurs, pour mon premier déplacement à l'étranger depuis ma nomination et depuis la nomination du nouveau gouvernement français, le président de la République m'a demandé évidemment de venir en Italie, madame la ministre, pour renforcer encore la relation excellente que le gouvernement italien et le gouvernement français entretiennent. Sur les questions qui concernent le ministère de l'Intérieur et singulièrement les questions autour de l'immigration. Nous partageons avec l'Italie les mêmes constats et les mêmes difficultés. Les difficultés du peuple italien sont les difficultés du peuple français et tant sur l'urgence de pouvoir agir, sur l'importance du sujet, comme sur la fermeté que nous devons avoir vis-à-vis de l'immigration illégale, la France et l'Italie, en tout cas c'est le sommet que je suis venu évoquer avec madame la ministre, doit avoir la position la plus commune possible pour qu'en septembre, au moment où la Commission européenne nous consultera sur le pacte des migrations, comme en octobre, lorsque nous aurons à venir à être réunis ensemble à la Commission européenne, nous puissions avoir la position qui peut montrer que les peuples autour de la Méditerranée s'entendent pour pouvoir mettre fin le plus possible aux difficultés auxquelles nous sommes. La position de la France, donc, est celle d'un soutien à l'Italie, comme il l'a toujours été, notamment pour que l'accord de la Valette, l'accord de Malte, puisse continuer à vivre, puisse continuer à vivre très concrètement, et notamment puisse rentrer dans le droit de l'Union européenne et être élargi à d'autres pays que ceux de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. En tout cas, nous le porterons pour être solidaires avec nos amis italiens. Deuxièmement, nous devons limiter bien évidemment les flux d'immigration illégale, qu'il s'agisse des flux qui arrivent en Italie, notamment vis-à-vis des pays méditerranéens et singulièrement de la Tunisie désormais. Limiter les flux des populations illégales également à la frontière italienne et française. Et ensuite, de les limiter à la frontière française et anglaise, puisque la France a des frontières qui sont aujourd'hui prises à partie par cette immigration illégale. Et puis enfin, le devoir de solidarité doit s'imposer vis-à-vis d'Italie, mais aussi de tous ceux qui fuient leur pays dans des conditions particulièrement horribles parce qu'ils sont chassés. Et puis le droit d'asile, avec la France, est le troisième pays qui accueille le plus de demandeurs d'asile, doit pouvoir évidemment être mis en place dans des conditions respectables. Le président de la République a demandé que l'on puisse étudier ces demandes d'asile en 6 mois, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Que nous puissions accueillir des personnes sur le sol national français qui demandent l'asile et dont la France constate en effet qu'ils sont chassés dans leur pays et qu'ils ont bien sûr le droit et la France a le devoir de les accueillir. Voilà, madame la ministre, pour vous rappeler donc la solidarité de la France, partager avec les opinions publiques le fait que nous sommes dans les mêmes constats de fermeté vis-à-vis de l'immigration illégale, de combat contre les passeurs et les trafiquants, de protection des frontières extérieures de l'Europe. Et vous nous avez proposé un certain nombre de choses extrêmement concrètes auxquelles la France évidemment adhère. Et c'est avec le grand plaisir que je suis aujourd'hui à Rome pour partager cet échange, ce premier échange avec vous, même si on a déjà eu des contacts téléphoniques et visio depuis ma nomination. Merci. Ministro francese, la ministra,
con la Francia che attendono delle sfide comuni, ad iniziare dal patto per l'immigrazione che andrà portato in Europa in maniera congiunta, e su questo abbiamo già deciso di incontrarci ancora prossimamente anche a Parigi, e faremo di tutto per avere una posizione comune da portare con forza in Europa. Abbiamo chiesto che ci sia, e su questo il Ministro dell'Interno ha assolutamente condiviso la nostra idea, di avere un progetto a livello europeo per i rimpatri, e soprattutto quello che vorrei sottolineare è che il Ministro dell'Interno francese ha la stessa idea italiana, quella di ripartire dal processo e dall'accordo di Malta, che fino ad ora ha dato dei risultati notevoli e importanti. Quindi direi che in un momento di crisi per l'Italia, di difficoltà che stiamo affrontando a seguito dei numerosi sbarchi dalla Tunisia, abbiamo parlato anche di questo durante l'incontro, ovviamente il Ministro dell'Interno francese ha assicurato anche a livello diplomatico, avendo contatti continui con la Tunisia, anche degli interventi, ma su questo stiamo operando anche noi come paese. Io sono andata l'altro giorno in Tunisia e con il ministro dell'interno tunisino, incaricato presidente del Consiglio, abbiamo convenuto di incrementare fin dal mese di agosto il numero dei rimpatri che per il Covid erano prima stati interrotti e poi ripresi con numeri ridotti. Oggi con l'accordo fatto l'altro giorno a Tunisi verranno ripresi i rimpatri con i numeri previsti pre-Covid. Vorrei dire anche che abbiamo indetto una gara, colgo l'occasione, per individuare una nave di grandi dimensioni da poter destinare e fare attraccare in Sicilia. Vediamo se riusciamo ad averne due, stanno in questo momento aprendo le buste, e quindi della gara, e laddove riuscissimo, e sono molto fiduciosa ad avere due navi, vediamo. Comunque la prima sarà una nave grande, la seconda potremo metterla in carico, perché non nascondiamo le difficoltà che abbiamo avuto proprio per la situazione del Covid e per la mancata adesione anche alla redistribuzione dei migranti da parte di tante regioni, e quindi con difficoltà per la Sicilia di mantenere su quel territorio un numero elevato di migranti. Però la situazione dopo questa settimana di difficoltà e dopo tutti i contatti che abbiamo avuto a livello di presidente incaricato della Tunisia, a livello di accordi con i vari paesi, perché voglio rammentare che sono andata anche in Libia, e speriamo che la situazione torni a livelli accettabili, soprattutto a livelli gestibili. In quello ho chiesto che ci sia la vicinanza degli altri paesi europei, ho parlato anche con la commissaria Johansson, che mi ha assicurato di aderire alla mia richiesta di andare insieme in Tunisia, proprio per far rilevare la vicinanza dell'Europa a quel paese e per dare un segnale ovviamente che possa poi aiutare anche noi a affrontare questi flussi che spero vadano in diminuzione. Voglio ringraziare, ripeto ancora una volta, il ministro Darmanin, con il quale abbiamo trovato una più
piena condivisione su tutti gli aspetti che porteremo insieme a livello europeo. Abbiamo parlato anche di radicalizzazione di tutto quello che la Francia ha posto in essere in materia di radicalizzazione, impegnando un numero elevatissimo di unità dedicate proprio a questo aspetto, e quindi la collaborazione si muoverà non soltanto per gli aspetti relativi ai flussi migratori, ma per quanto riguarda anche le attività bilaterali che abbiamo in materia di antiterrorismo, in materia di controlli, in materia di monitoraggio delle situazioni più complesse e di scambio dati informativi. Quindi credo che sia stata una visita molto utile e di questo ringrazio nuovamente il Ministro, a cui auguro il pieno successo nella sua attività, perché il suo successo vuol dire anche il successo nostro come Italia e Paese. Grazie ancora di tutti.